Si alternano le diverse forme d'arte in città, lavorando in sinergia con altre realtà siciliane, enti, fondazioni, coinvolgendo gli stessi cittadini, artisti e non solo, dalle mostre alla musica, dagli incontri alla poesia. I giorni di questa forzata clausura si offrono maestri al comprendonio duro di solito nelle nostre teste. Come sempre, alla libera coscienza il discrime tra vita e schiavitù. All'interno del Festival Miniera Sonde d'Arte si prevedono ancora diversi appuntamenti fino al 9 ottobre nel capoluogo nisseno, ma preannuncia l'organizzazione di ulteriori eventi anche nei prossimi mesi l'assessore alla cultura del comune nisseno, Marcella Natale. L'idea di questo progetto è proprio quella di creare una sinergia con la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso e la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto. E naturalmente, considerando la centralità della posizione di Caltanissetta, che è sede del Parco Letterario Rosso di San Secondo. Quindi, partendo da questi tre grandissimi scrittori, ci si vuole aprire per ascoltare voci che provengono dall'esterno, quindi da altri luoghi della Sicilia, da altri luoghi d'Italia. E poi ecco, vorrei aggiungere anche che questo festival continuerà durante l'anno con diversi appuntamenti che saranno appunto o di letteratura o di musica o di teatro, però cercheranno sempre di sondare, di scavare dentro gli argomenti proprio come si fa quando si scende in miniera.